Ciao persone glitterose, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come leggerete dal titolo, oggi farò Harry Potter's Villains Book Tag, un tag ideato da me e dalla mia amica Cristina, nuova qui su YouTube, quindi mi raccomando seguitela, vi lascio sotto il link del suo video. Connesso a questo, ma iniziamo subito. I primi 5 personaggi li ho scelti io e anche le caratteristiche le ho scelte io, gli ultimi 5 li ha scelti lei. Ma iniziamo! Lucius, un personaggio che è forte all'apparenza, ma che si dimostra sleale e pauroso alla fine della narrazione. Spoiler, quindi questo video contiene spoiler, non l'ho detto, ma attenzione. Ho scelto Taria di Rivalità, perché era carina, coccolosa, dolce, simpatica, e poi si è dimostrata tutt'altro. Quindi, perché non scegliere lei? 2. Narcisa, una mamma di un libro che sembra austera ma che in fondo ha nel cuore la bontà. Ho scelto la mamma di Hunter nel Il Regno dei Gufi, perché era una mamma molto severa, molto, molto dura, però è per uno scopo, cioè crescere e allevare dei gufi forti per restare in vita. Quindi ci sta. 3. Voldemort, l'antagonista più odioso che hai trovato negli ultimi libri che hai letto. Tra gli ultimi libri che ho letto c'è stato Death Note, ma non c'è solo un antagonista, è un gruppo formato da persone che vogliono cercare di uccidere il protagonista. Vi dico solo questo. Quindi questo gruppo, diciamo, è l'antagonista peggiore che ho trovato. Regulus, un libro in cui il fratello o la sorella del protagonista o della protagonista ha un ruolo importante ai fini della narrazione. Ho scelto, non dico il cognome, ma Jonathan di Shadowhunters. Non dirò il cognome per non fare troppi spoiler, anche se ho detto che qui conteneva spoiler, ma non voglio che Shadowhunters abbia spoiler. Rivalità può anche andare bene, ma Shadowhunters no. Quindi se... Jonathan. Sì, Jonathan. Barty Crouch Junior, un libro con un personaggio che ti ha sorpreso o in negativo o in positivo e che si è trasformato nel corso della storia. E ho scelto Simon di Carry On perché alla fine della storia questo personaggio mi ha molto stupito in maniera positiva per le scelte che ha fatto e per quello che ha subito. Quindi Simon di Carry On. Qui iniziano quelle di Cristina, che saluto, un bacio qui. Voglio bene, lo sai. Piton, un personaggio ambiguo. Ho scelto Darius, sempre di rivalità, che è un angelo nero, perché sì, è cattivo all'inizio, poi buono, poi boh, è ambiguo, non si sa mai cosa farà nell'ambito della storia. Ancora io non ho letto il terzo di Vertigine, ho letto solo Vertigine e Rivalità, poi Manca Rinascita e Origine, mi pare, una roba del genere. Quindi non so cosa accadrà a questo personaggio, però nel secondo è molto ambiguo. Greypack, un personaggio senza scrupoli. E ho scelto l'arcimago, sempre di Carry On, perché all'inizio mi stava simpatico, poi però ha fatto scelte che non mi sono piaciute e secondo me senza scrupoli, cioè per arrivare a quelle scelte è riuscito a fare scelte sbagliate, senza scrupoli, cioè proprio lo sapeva che erano scelte sbagliate ma le ha fatte comunque, quindi quello. Coda liscia, un personaggio viscido, ho scelto Coda liscia perché non mi venivano in mente altri, quindi Coda liscia e Coda liscia, punto, di Harry Potter. Bellatrix, un libro con un personaggio folle che ama qualcuno in modo malato. Qui ho scelto una serie TV, ho barato un po', però ci sono anche i fumetti, quindi considerato un libro, tra virgolette. Ho scelto Cupido in Harrow, perché lei ama Harrow in maniera spensierata, in maniera folle. Quindi, perché non sceglierla? Ama Harrow in maniera folle ed è folle anche il personaggio. Draco, un libro con un personaggio vittima del sistema che lo porta a fare scelte sbagliate. Qui ho scelto un classico, ho scelto Romeo e Giulietta, e in più che particolare Romeo. Vabbè, anche Giulietta però, perché sono vittime del sistema, non cioè nella loro società le loro due famiglie si odiano. Quindi anche se si innamorano non possono sposarsi perché appunto le due famiglie non sarebbero d'accordo. E questa scelta delle due famiglie di non andare d'accordo fa sì che Romeo e Giulietta
si ammazzano. Quindi è una scelta sbagliata, secondo me, a parer mio, di ammazzarsi a vicenda. E quindi sono vittima del sistema di quel tempo e quindi ho scelto questo, sì. Vabbè, avete capito? E niente. Il video tag finisce qui. Taggo tutti quanti voi. Chi ha voglia di farlo lo può fare tranquillamente. E niente, grazie a Cristina per questa collaborazione e un bacio. Ciao persone glitterose!